11 dice l'Italia ripudia la guerra. Non dice semplicemente rifiuta. No, non ne voglio sapere. No, no, ripudia la guerra. Dice che la guerra non è nei nostri strumenti, soprattutto nei rapporti fra paesi. Non lo dice, dice che proprio noi abbiamo espulso la guerra dal nostro modo di vedere e di sentire, ma soprattutto dal modo di intendere le relazioni fra paesi. E aggiunge però una seconda parte, che è altrettanto importante, quando dice che l'Italia è disposta anche a rinunciare a un pezzo della propria sovranità se insieme con gli altri siamo in grado di fare delle azioni che spingono tutti noi a ripudiare la guerra. È quello strumento che ci permette di stare insieme con gli altri paesi europei, ci permette di stare con tutte le persone di buona volontà per fermare questa guerra. E allora vedete, la pace non è né una condizione data, non è un regalo, non è un regalo che ci viene fatto. La pace è una conquista, è una conquista di coscienza. Noi possiamo costruire la pace se siamo costruttori di pace. Noi possiamo costruire la pace se ricordiamo che la pace è un elemento fondante di una democrazia che parte dai diritti delle persone, dalla solidarietà come collante fondamentale di una società. Solidarietà che noi dobbiamo esprimere, ad esempio, nei confronti di tutte quelle persone che sono in fuga dall'Ucraina e che noi dobbiamo ricevere e accogliere anche nelle nostre scuole. Nei prossimi giorni probabilmente arriveranno tanti ragazzi e ragazze, tanti bambini e bambine che si sono trovati nella condizione disumana di dover lasciare le proprie case, la propria scuola, i propri amici, per ritrovare una situazione in cui poter esercitare un diritto all'istruzione. La scuola sarà in prima fila in questo. Noi ci stiamo organizzando, domanderemo a tutte le scuole di essere non soltanto accoglienti, ma anche portatori di solidarietà e di pace. E diventa fondamentale che in questi giorni tutti ragionino su questo.